Questo è un maso nella Valle dei Mocheni. Cos'è un maso? Maso è un termine diffuso in molte zone delle Alpi orientali e indica un'abitazione isolata, dove di solito vive un unico nucleo familiare. La famiglia ritratta nella foto lavora la proprietà attorno a questo maso, orti, campagne, prati e pascoli, ma anche boschi per il taglio della legna. Nei luoghi delle Alpi dove si parla tedesco o lingue germanofone, cioè di derivazione tedesca, il termine che viene utilizzato per indicare il maso è Hof. Qui ci troviamo proprio in una di queste zone, la Valle del Fersina, dove ancora oggi si parla il mocheno. Ma dobbiamo tornare indietro nel tempo di centinaia di anni per raccontarne la storia. Nel Medioevo cominciano ad arrivare dei coloni provenienti dall'area tedesca in alcune zone delle Alpi. I signori feudali incentivano la colonizzazione di zone all'epoca non abitate, spesso a media quota, affidando appezzamenti di terreni da disboscare e poi coltivare. Su questi terreni vengono costruiti anche i masi. Molti di questi coloni provengono dalla Baviera e portano con sé la propria lingua e le proprie tradizioni. Sono gli antenati di quelli che oggi chiamiamo Mocheni e Cimbri, i due gruppi che parlano lingue di origine tedesca in Trentino. Alcuni masi prendono il nome da un mestiere, da una pianta, oppure da un nome proprio. Ma le famiglie crescono e, a differenza del Sud Tirolo, in cui la proprietà passa al primogenito maschio con il sistema del maso chiuso, qui la proprietà viene divisa fra tutti i figli maschi. Può capitare quindi che al primo edificio originario vengano aggiunte altre abitazioni. Nascono così dei caratteristici piccoli gruppi di costruzioni, un'abitazione vicino all'altra. Il maso si mantiene una struttura autosufficiente, perciò dispone, oltre ai terreni, di altre proprietà e locali utili: una stalla, un fienile, una cantina spesso separata dagli altri edifici e un piccolo casello dove fare i formaggi. Nelle zone mocheni, infatti, a differenza di altri luoghi in Trentino, non esistono malghe o edifici comunitari per la lavorazione del latte. Possiamo visitare uno di questi masi mocheni, il Filzerhof, un maso antichissimo, fondato nel 1324 e abitato per più di 600 anni, fino agli anni 60 del Novecento. Nel Settecento il maso passa alla famiglia Lahner, soprannominata Filzer. Ecco l'origine del nome che usiamo ancora oggi. È un maso particolare, perché è rimasto un edificio unico e isolato e non ha visto nascere altre abitazioni vicino a sé. È un edificio a due piani in cui solo il pian terreno è costruito in pietra. Quasi tutto il resto è costruito in legno. Le mura esterne, il tetto, i ballatoi, i chiodi, persino gli elementi di copertura del tetto sono le famose scandole, ovvero delle assicelle piatte di legno. Non più abitato dalla famiglia, è stato trasformato in una casa museo gestita dall'Istituto Culturale Mocheno.